Benvenuti tutti. Prima cosa, alcuni di noi qua prima volta a venire all'assemblea a Diekobas, devi capire, sapere questa roba. A Diekobas, un leone, un re, un giungla. Bravo! Io sempre dire questa roba in giro, qualsiasi posto di lavoro, se scolastica o azienda, dove esiste altre sindacali, se ma non c'è a Diekobas, loro ancora in buio. Abbiamo tre sindacali fuori, però se esiste una azienda ma non c'è Cobas, loro lavoratori ancora in buio. Quello io devo ringraziare a Diekobas come il leone, il re in giungla. Io sono Chuma, delega per Aspiak. Io lavoro dentro in Taporto, adesso diciamo 15 anni. Fino adesso ancora in lavoro. Vuol dire, fino a mese io porto qualcosa a casa per mantenere mia famiglia. Ma posso chiedere questa roba? Cosa abbiamo pensato per uno, un uomo che non ce l'ha lavoro? Cosa potere ce l'è avanti sua moglie, bambini? Quello io lavoro, fa tante responsabilità, paga affitto, paga bolletta, qualsiasi cosa. Ma un uomo che non c'è lavoro fa stessa, ma non ce l'ha quelle soldi. Cosa pensa società o città per un uomo così? Cosa viene da un uomo così? Viene virus, viene una cameretta di diavolo in suo cervello. Per questo io non voglio sentire scarsità di lavoro. C'è lavoro qua, però, ma c'è, quando c'è forza, per forza viene fuori lavoro. Che posso chiedere questa dalla città? Dove loro hanno messo solo a Diekobas, posso andare là, tira fuori, guarda, c'è lavoro. Se tu non conosci nessuno, tu non, nessuno indietro di te, per parlare, presentare a comune o qualsiasi posto. Loro nessuno può ascoltarti. Quello è un'altra roba. Perché un uomo che non ce l'ha lavoro, parliamo di violenza di donne. Se io non ce l'ho lavoro, io non fa mio cose come marito, non porta a casa soldi, a fine mese non paga questo. Alcuni di voi, noi, è sposato donne che vogliono fare spesa, sempre, sempre, senza chiedere come guadagni. Non mi interessa, vai fuori, porta soldi. Quello viene violenza. Perché senza lavoro per un uomo, causa, tu vieni per violenza. Non è sessuale, no. Tu, uomo va a comune per presentare questa, guarda, mio marito non ce l'ha lavoro. Sai, alcuni di assistenza sociale rispondono, cosa stai facendo con un uomo senza lavoro? Ma chi è colpa? Colpa di quell'uomo? No. Non è, lui ce l'ha forza. Ma forse è licenziato, ho cercato lavoro, non ha trovato. Sì, abbiamo tanti divorziati, famiglie qua, quello colpa di un uomo non ce l'ha lavoro, perché moglie vuole quelli, bambino devi mantenere, fare questo, quando un uomo non fa questo, chi sei? Per quale motivo sei io moglie di te? No, subito, moglie trovo strada, questo non è porta, sai cosa vuoi? Scappa, volare dalla finestra. Tu, marito, vieni amore, vieni amore. Cosa amore? Amore è questa. Per questa
comune o centro impiego devi guardare questo. Io rispetto tutte le persone che presente qua, però dobbiamo attaccare dove prende una roba giusta. Quella roba è, io posso dire, per il lavoro, c'è lavoro, dire loro così, c'è lavoro. Un'altra cosa, cittadinanza per bambini, immigrazione. Italia, sì, c'è alcune cose, perché quando parliamo sinceramente, c'è alcune cose, Italia migliore di altri paesi, però se tu cominci a fare bene, cominci ad andare avanti per fare bene, perché se tu fai bene fino a mezzo, quello hai fatto prima, no, non riconosci più. Diciamo, io sono gemelli con lui, venuto in Italia, io è sposato con mio paesano, viene qua, mio gemelli è venuto qua, è sposato con italiana. Forse abbiamo fatto stessa acrobati dentro camera, moglie incinta, sua moglie incinta, mio incinta, però sua moglie italiana. Stessa quando parto, suo figlio o figlia conosciuto come cittadinanza, però come ho lavorato qua 15 anni o 20 anni, ha portato mia moglie qua, ha fatto figli, non conosci come, quello figlio non conosci come cittadinanza. Cosa vuol dire questa? Preferenza. Questa è una roba puro razzista. Una preferenza. Siamo gemelli, ma ha fatto bambino, io ho fatto il mio. Allora, sua, perché ho sposato un'italiana, sua figlio cittadinanza, mio no. Va stessa. Esempio, 2013, prima volta io volevo portare mio, perché ho parlato questa in giro, prima volta volevo portare mia famiglia giù. Mio figlio primo, adesso 9 anni. Sono quando noi africani vogliamo portare la nostra famiglia, paese, sai cosa costa il volo? Devi mettere 2 anni, 3 anni per mettere soldi. Allora ho preparato per portare mia famiglia, moglie e 3 figli, giù. Questo non c'è sconto. Ce l'ho volo tipo direttamente città, vicino mio città. Sono stato per agenzia di volo per comprare Lufthansa per mia famiglia. Ce l'ho soldi come io metto. Ce l'ho in tasca 4.000 euro per tutti i 4. Anche di più, perché alcuni, diciamo, alcuni non sa quanti soldi paghiamo per aereo. C'era i contanti 4.000 euro, agenzia a cela. Allora, volevo portare mia famiglia giù, io rimani qua per lavorare, sai. Sì, fammi i documenti, mia moglie presenta, figli, dove è nato, ma cittadinanza, io ho detto sì, cittadinanza perché secondo me è nato qua. Passaporto? No, permesso di soggiorno, no? Lufthansa non prende, ma perché? Ma questa domanda ha fatto europeo, diciamo Germania, perché quello ufficio io ho chiamato, lui ha detto come mai tu non puoi vendere il biglietto per mio figlio? No, questo non è colpa mia, sentiamo, lui ha chiamato, mette in voce, loro sta fare domanda, ma quello bambini proprio nato qua, sì, ma come mai non ce l'ha passaporto? Ce l'ha il periodo lungo come papà? No, il nostro volo non prende bambini nato qua, ma non ce l'ha passaporto. Io dico, ma questo è strano. Questo è mio soldi. No, no, non importa i tuoi soldi, questo hai sentito direttamente. Io ho tornato, cerco un altro volo. Così io prendo uno volo che sta lontano, Ethiopia Airlines. Quando scendi loro, devi prendere un altro domestico aereo per andare nella mia città. Cosa sta dicendo? Per quale motivo un bambino nato qua
anche italiano pediatra, come prima volta per portare mio figlio, io ho già preparato, sono andato là per chiedere, guarda, voglio portare mio figlio, quale vaccinazione, cose, cose. Mi ha detto tutte cose, così io ho andato in giro per sistemare tutte cose. Perché pediatra mi ha detto, guarda, lo so, questo è tuo figlio, con peli neri, però non cambia niente. Questo bambino è nostro, non cambia niente. Perché loro va stessa scuola, mangia stessa cosa, anche cacca stessa profumo o odore. Allora cosa cambia? Beh, non è cittadinanza. Questo pediatra italiano mi ha detto questo. Questa, amico mio, questa è una roba politica, non sappiamo niente questa roba. Però devo combattere. Una pediatra mi ha detto, non è una pediatra a Cobas. Mi ha detto questo, no. Mi ha detto, questo è un mondo siamo. Allora, questa immigrazione devi guardare questa roba. Io come, se tu non mi dai mio figlio cittadinanza, allora, per, come è nato qua, allora per me, per merito, per merito io devo aspettare ancora 10 anni, dopo 10 anni forse arriva 13 anni per avere questa. Non è se io ho compito qualcosa, no, devi aspettare questo. Però importante per bambini nato qua, io dico immigrazione, chi è ce l'ha e metto in piedi con diritti dei bambini, metti in piedi diritti dei bambini, vai a dormire, pensati. Perché bambini una roba, una roba spirituale. Pensati, tu ce l'hai i tuoi figli, io mio ce l'ho, loro fa la stessa roba. Immigrazione, questa notizia per loro. Un'altra cosa io posso dire, quelle profughi, questo diciamo dire, stop business in name of accoglienza. Uno scappa per guerra o cosa, questa è avvenuto qua. Per rilassare, non è per rilassare, per futuro, per trovare una migliore vita. Tu hai preso, adesso è chiuso là, ma quello là già è dentro qua. Come posso sistemare loro? Sistema loro, se no, se tu metti tutti in camera così, problema non solve, vieni pieno di testa. Come loro arrivano, se c'è soluzione, comincia a salvare ognuno, non è mettere tutti insieme. Intanto, perché ho provato per trovare lavoro per alcuni là, uno o due, non so se associazioni o gruppo, chi in sotto di loro per fare business, loro fa una finta curriculum. Ah, stiamo cercando lavoro per te, però se hai fortunato, hai persone fuori, trovo lavoro per te, vai a dire loro, ah guarda, ho trovato lavoro, loro arrabbia subito. Tu cerchi lavoro, sì, hai trovato, quello là e chiama azienda, direttore del lavoro, guarda quello ragazzo là, vogliamo dare lavoro, loro comincia a dire, no, non serve dare lavoro, loro può stare qui, perché loro ognuno testa, loro prende qualcosa più. Solo che una persona tu prendi, solo che sa, solo per bevi latte, biscotti, va a cacà, va a letto per un anno, 2 anni. Cosa sta facendo? Rovinare il cervello di persone. Anche se trovo lavoro qualche parte, lui esce o lei esce. Così comunicare, anche imparare lingua italiana. Non è metto qualche parte, perché tu voglio rimanere là per fare lui buio. No. Immigrazione o quelli chi sotto per fare questo business,
pensati. Sto facendo una roba consiglio, non è se io attacco qualcuno, no. Per questa cosa, noi scritti a Diecobas, come ha detto colleghe prima, anche io fa assemblea o unione con mio lavoratore, non è perché tu hai scritto a Diecobas, perché se a Diecobas una sindacale per fare casino, io primo uno, io non posso scrivere con loro. Ma come io ho guardato loro, va una strada giusta, per quello io rimane ancora con loro. Alcuni di noi quando ho scritto Cobas, solo per fare figo, io sono Cobas. Fai, sai, Cobas, sì, fai roba giusta. Se no io non sono parte di te, tue cose, mai, mai. Lo so, siamo tutti di noi lavoratori, paura. Perché minaccia questa di padrone. Però se hai sotto di sai con Cobas lottare tante cose, a fine tu vince. Non so cosa è successo prima, 3 anni fa a Aspia in Taporto. Questo a dire Cobas non può fare niente senza la nostra collaborazione. No, a dire Cobas non è solo per Gianni. Non è solo Gianni chi può combattere. Gianni guarda la nostra forza. Prima arriva. Per questo se scegliamo per fare lotta qualsiasi, ci sa unity. Unity andiamo avanti. Unity vinciamo. Grazie a tutti. Grazie.